stato un microcosmo fondamentale. No, ma ti ringrazio perché, tra l'altro, a proposito di responsabilità di ruoli, io una delle cose che più mi accorgo della politica e dei difetti della politica, e quindi mi metto dentro io, è quello di essere totalmente autoreferenziale, cioè rinchiusi in se stessi, di non guardare alla realtà, alla vita. Ma il tema vero è esattamente che è la realtà da cui tu impari. E questo vale per chi fa politica, per chi fa l'attore, penso anche per chi oggi ha un compito di pastore verso tutti noi, ma per ognuno di noi, stare nella realtà. C'era un famoso premio Nobel, quindi le chiedo una conclusione su questo perché sono molto curioso di andare a fondo di questo concetto, che della medicina, che diceva che molto ragionamento e poca osservazione conducono all'errore, molta osservazione e poco ragionamento alla verità. Il tema dell'educazione che ha toccato Carlo Verdone credo sia una dei principali grandi questioni del tempo moderno, ma che non riguardano solo i giovani, ma riguarda ognuno di noi. E l'educazione alla bellezza, l'educazione alla realtà, l'educazione al giudizio. Oggi si ha paura, no Carlo, di giudicare. Noi genitori, ho tre figli, sembra quasi che abbiamo un problema a dire che una cosa è giusta e una cosa è sbagliata. Sembra quasi che se tu dici che una cosa è sbagliata, levi la sensibilità e la libertà dell'altro. Cioè siamo ormai in una società che in nome di un fantomatico rispetto dell'altro non lo educa, non educa più nessuno e non ci sono maestri. Ecco, se potesse aiutarci in questa riflessione conclusiva a capire che cosa vuol dire questa sfida dell'educazione, dell'aiuto alla bellezza. Ho detto prima, anch'io sono nato in un quartiere periferico, però la cosa più bella della mia vita è stata che ho incontrato persone e amici che mi hanno insegnato, anche in quel quartiere degradato di Milano, ad amare quel quartiere, quella realtà e quella vita che Dio mi aveva dato, proprio educandomi a capire che in tutta la realtà c'era un segno della bellezza, un segno della presenza di Dio in ogni cosa. Se lei ci aiutasse concludendo su questo. Sì, vorrei concludere, se devo concludere, sia su questo tema sia su qualche altro spunto. Vorrei però fare un piccolo asterisco attorno a quel bel tema che anche a me ripetutamente è stato oggetto di interesse anche da parte mia. Tema della malinconia, perché il tema della malinconia, variamente studiato, perché ha molte sfaccettature, molte iridescenze, lo spleen per esempio è qualcosa di diverso rispetto alla melancolia francese, attraverso alla letteratura, poniamo, dell'Ottocento, romantica. Geremia stesso, il profeta, è chiamato un profeta romantico malinconico perché è continuamente celebrativo dell'insoddisfazione, della domanda. Ecco, io direi che forse l'elemento, il filo d'oro più prezioso da raccogliere è proprio nel tema, lei ha fatto giustamente, l'ha collegato al tema della ferita. Se sei ferito sei anche malinconico, ed è il tema dell'inquietudine. La malinconia è l'incapacità che hai, e il desiderio però che hai, perché se è solo incapacità senza desiderio allora è la sconfitta, il desiderio che hai di raggiungere la pienezza, di raggiungere una realtà che sia più alta. L'inquietudine è una grande virtù cristiana anche, dobbiamo dire. Siate perfetti come perfetto è il Padre vostro che è nei cieli. Chiaro che l'inquietudine è costante, non si può mai essere soddisfatti di sé. Io ricordo spesso quello che mi disse un grande scrittore francese, l'unica volta che lo incontrai, anche in questo caso fu un'unica volta, cioè Julien Green, e gli dissi, guarda che io ho letto quasi tutti i suoi libri, e mi piacerebbe sapere da lei qual è. Lui era uno scrittore che si era convertito al cattolicesimo ed aveva sempre usato temi cattolici, temi cristiani. Qual è il filo conduttore? E lui mi rispose con una battuta che io cito spesso, perché mi sembra la vera definizione, se si vuole, della malinconia e persino anche della,
della fede. E per me è questa, in questa frase che ho scritto nel mio diario: finché si è inquieti si può stare tranquilli. E quando tu non sei più inquieto che devi preoccuparti, quando non sei più malinconico. Ecco qua. Per arrivare invece a questo e per trovare anche una conclusione, dato che ho parlato di più io questa sera e quindi faccio un po' il suggello. Però è giusto così. Troppo giusto, è il massimo dei massimi, che se non parla più lui. Vorrei raccogliere invece la provocazione dell'onorevole Lupi riguardo, che poi si intreccia con quanto diceva Verdone, sulla capacità che dobbiamo infondere per andare, conquistare, ricercare la bellezza e la verità. È interessante notare che per esempio in molte lingue dell'Oriente, del vicino Oriente, ho sentito con stupore che Verdone ha avuto alle spalle un interesse, prima a tavola, un interesse particolare per la storia delle religioni dell'antico vicino Oriente, quell'ambito che ho praticato io per buona parte della mia vita. Ho seguito molti corsi, ricostruivamo, riconoscevo tutti i professori che lui aveva avuto, di cui io avevo letto invece soltanto i libri. E devo dire che nell'interno delle lingue orientali c'è un fatto abbastanza sconcertante. È vero, sono lingue povere rispetto alle nostre. L'ebraico classico sono soltanto 5.750 vocaboli, tutto il vocabolario. L'italiano 150.000, l'inglese 500.000. Ebbene, loro hanno una sola parola per indicare bello, buono, utile, tov. Dice tutte e tre queste cose contemporaneamente. Noi invece le scindiamo sempre. Ecco perché allora bello e vero, io lo metterei insieme, e bellezza e verità sono le realtà che dobbiamo sempre di più riuscire a trasmettere attraverso quelle vie che sono diventate vie desertiche, cioè la via della famiglia, la via della scuola. E qui vorrei allora ricordare, lo diciamo, è quasi una cosa un po' didattica quella che io dico in questo momento, che ora nel mondo si scontrano due concetti di verità e quindi di bellezza, ma prendiamo di verità però. Sono due concetti antitetici. Da un lato c'è la concezione classica, la concezione cristiana, la concezione che permette, a mio avviso, di spiegare persino l'opera, quanto voleva dire Verdone a proposito della rappresentazione della realtà. Quello che una volta in letteratura si chiamava per esempio anche il verismo, vedete la parola verismo, verità aveva dentro, cioè rappresentare la quotidianità, la storia. Ebbene, il concetto che era classico e che dominava era quello che aveva rappresentato Platone, questo genio assoluto, in una delle sue pagine più emozionanti, il dialogo Il Fedro, quando rappresenta l'anima, la biga dell'anima, il cocchio dell'anima, che sta correndo, navigando nella pianura della verità. Vedete, la verità è una pianura che tu conquisti. La verità ci precede e ci eccede, ci supera. La verità non è una realtà da mettere in tasca come una pietra preziosa, è un mare in cui ti devi immergere,
Per cui aveva ragione Adorno, con tutto quello che si può dire, il filosofo Adorno, della scuola di Francoforte, quando diceva la verità, badate bene a questa sua frase, nella Minima Moralia, la verità non la si ha come un oggetto, nella verità si è immersi dentro. Per questo che si dice che Dio è verità, perché è eterno e infinito e la verità ci supera e ci trascende. Questa era la concezione che noi ora insegniamo nelle chiese, si dovrebbe insegnare nella storia del pensiero e così via. Ed è la verità che sta alla base anche di questa riflessione su quel tipo di cinematografia. Ma a questo punto invece è cominciato a dominare un altro tipo di verità. È cominciata già nel 600 quando un filosofo famoso, Hobbes, ha scritto nel Leviathan auctoritas, non veritas facit legem. La legge da seguire non la fa la verità, ma l'autorità. L'autorità decide quello che è buono e giusto, quello che è falso e cattivo, prescindendo dalla verità in sé. Ed è nata così una verità che è come una medusa, che cambia continuamente volto. Ognuno se la costruisce come voglio, come vuole. Ognuno cerca di far sì che la verità si adatti alla situazione. Ecco, è questo che vuol dire quando polemizza contro il relativismo Benedetto XVI. È contro il soggettivismo. Cioè riconosci che ognuno può plasmare, dire che era bene quello che ieri era male, luce quello che ieri era tenebra. Perché le circostanze ti costringono a far così? Voi conoscete il Vangelo di Giovanni. Ebbene, io qualche mese fa leggevo un saggio di una filosofa americana importante, Sandra Harding, il cui titolo era, sentite, nella vostra mente echeggerà un'altra frase, la verità non vi farà liberi. Giovanni 8, Gesù che dice la verità vi farà liberi. Perché? Diceva lei nelle prime righe proprio. La verità è la lebbra del pensiero, perché ci costringe in stampi freddi, mentre noi vogliamo avere col pensiero la libertà assoluta di andare dove vogliamo, senza vincoli. In realtà questa non è la libertà. La libertà è la ricerca, è il cammino nella realtà e nella molteplicità sterminata della realtà. Questa è veramente la ricerca della verità, non un costruire secondo circostanze, secondo interessi, secondo movimenti di pensiero, e vediamo bene quali risultati abbiamo, la verità. Ecco, in questa luce io penso che la scuola, la formazione nostra dovrebbe essere veramente questa grande navigazione nel mare della verità, in cui si scoprono sempre nuovi mari, perché la verità per il credente è Dio stesso e quindi per il non credente è eterna e infinita. E permettetemi in finale di aggiungere ancora un grazie dell'aver, grazie a lui, soprattutto all'onorevole Lupi, ma grazie anche a Verdone, di avermi permesso di ritornare ancora nella nostra Brianza, la nostra terra indimenticata, anche se fra una settimana a quest'ora io sarò nel freddo del Canada. Allora, siamo noi innanzitutto che ringraziamo Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco Ravasi per essere tornato a casa. Ringraziamo veramente di cuore per essere venuto per la prima volta qua tra di noi, speriamo si sia sentito a casa, Carlo Verdone.